Petronilla, nome comico da fumetti, firma del Corriere della Sera, firma altrettanto con il nome del dottor Amal, si chiamava Amalia dal punto di vista anagrafico, porta una misura ad un tempo più concreta, più esigente. A un certo momento, 1943, non lo chiama più ricettario, dice 200 suggerimenti. Non c'è più la ricetta. Durante la guerra la ricetta si è evaporata e invece c'è una persona che interviene a restringere ulteriormente le dosi di grassi, delle dosi ovviamente di pasta. Restringere le dosi fino a che punto? Ebbene, quando noi cuociamo un pezzo di carne, quella parte di fondo della pentola che rimane attaccato e che rimane vagamente bruciacchiato, lo passiamo alla lavapiatti oppure alla spugnetta. E no, su questo si costruisce un sugo, un brodo. Si costruisce una nuova dimensione, da tutta la tragicità della guerra e infatti alla fine del suo libro, anzi forse all'inizio, dice questo libro tra qualche anno non dovete neanche più prenderlo in considerazione, è morto.